Siamo qui al Paladante in compagnia di coach Dani. Allora coach, al termine di questa partita cercavate i due punti non sono arrivati, qual è il suo commento sulla gara? No, i ragazzi questa sera hanno dato il massimo perché eravamo anche in una formazione rimaneggiata, perché c'ho Aldo Gatta che con la febbre, ma quando gli assenti ci sono non valgono mai. Però a ricordi di logica ci abbiamo uno in meno. E durante la settimana praticamente siamo stati un po' anche penalizzati perché un paio di giocatori sono rimasti fermi per problemi fisici, quindi tutto sommato l'unico vantaggio che abbiamo avuto questa partita è la differenza canestri, che abbiamo lavorato per questo, perché in casa abbiamo vinto con più canestri, quindi l'obiettivo poi alla fine, gli ultimi 3 minuti, è stato proprio questo, cioè mantenere il nostro vantaggio in caso di arrivo a pari punti. Ecco, la vostra squadra ha fatto davvero delle bellissime partite in precedenza, oggi la difesa è stata messa un po' in difficoltà da Walter Alvise e Rodriguez. Beh, loro hanno dei buoni giocatori, insomma, cioè non si vede sul campo. E quando c'hai le mani buone la differenza la vedi. Io purtroppo non ho potuto utilizzare al massimo la panchina questa sera, quindi diciamo che il quintetto è stato sfruttato un po' più del solito, e alla fine quando non sei lucido perdi anche palloni che sono sanguinosi, e quindi alla fine non hai, diciamo, quel vantaggio che potresti avere nel mantenere una panchina un po' più lunga. Quali sono i suoi obiettivi, coach? I nostri obiettivi sono quelli di arrivare ai playoff, quindi c'è queste altre 3 partite, mi sa che mancano, no, 4. 4 partite. Cioè, il nostro obiettivo è quello, insomma, di arrivare, di classificarci meglio possibile, anche se, ripeto, questo mese siamo stati un po' tribolati. Giochiamo partita dopo partita, veniamo poi da una situazione un po' particolare, lo sapete già, perché la nostra squadra è stata creata nel giro di poco tempo, e comunque abbiamo dato ben merito e anche bel gioco. Anche domenica scorsa in casa con lo Stuni abbiamo tenuto testa a una signora squadra che credo sia di categoria, non di Serie C, ma anche superiore, e i ragazzi hanno fatto una grande prova sia d'orgoglio che tecnica, quindi l'obiettivo nostro è quello comunque di starci, e ci siamo, è quello di far migliorare alcuni giovani, tra cui c'ho Balducci 95 che merita sicuramente di farsi le ossa e di giocare anche a un livello superiore. Dopo l'esperienza in C nazionale, infatti la sua squadra appunto ha militato in DNC, cosa pensa del campionato, questo campionato qui, il campionato di quest'anno regionale? Beh, il campionato regionale è un campionato tosto, cioè per chi lo affronta, cioè chi non lo sa parte già male, per il fatto che ci sono dei buoni giocatori e ci sono anche dei buoni giocatori stranieri, tra virgolette, che poi sono quelli che non possono giocare in C nazionale. Questa è un'altra norma poi sempre da vedere, perché secondo me i giocatori bravi devono giocare a tutti i livelli. Chiudiamo una parentesi. Il campionato Serie C è un campionato duro che se non lo giochi con intensità rischi tantissimo. Io questo lo so perché l'ho vinto anche un campionato, abbiamo partecipato tanti anni, e quindi diciamo che a livello tecnico è molto alto rispetto alla C1. La C1 che abbiamo fatto l'anno scorso, tranne 4-5 squadre che hanno veramente la possibilità tecnica, economica di spendere, le altre, tra virgolette, posso paragonarle a delle prime squadre di C2, e quest'anno il nostro campionato c'è almeno 6-7 squadre come forza che sono veramente intense. Quali sono le prospettive degli under nella C regionale? La C regionale negli under è buona, perché da quest'anno hanno cambiato la regola, praticamente abbiamo 5 senior e 5 under. Credo che fra 2 anni ci saranno 6 under e 4 senior, quindi a tutte quelle società che non si sono adeguate saranno male sicuramente, però noi che proveniamo da un discorso di attività giovanile ventennale dove facciamo tutto in casa, cioè questo non è un nostro problema, tant'è vero che c'è, con le nostre forze riusciamo a fare campionati anche di elevatura abbastanza tra virgolette alta, cercando di far giocare i nostri ragazzi, quindi diciamo a livello di competizione ci siamo. Poi sforniamo anche i ragazzi che vanno fuori da Barletta, e quindi diciamo sono ancora più contento di questo. Prossimo avversario è il Lecce, il Lecce che si trova appunto al fanalino di coda. Cosa pensa, come affronterete la prossima gara e quali sono le sue prospettive sulla prossima partita?
La prossima gara è una partita molto pericolosa per noi, perché la dobbiamo affrontare, io dico sempre ai miei ragazzi, con la massima intensità e il massimo rispetto. Cioè, chi si trova prima o chi si trova ultimo, non bisogna mai pensare a questo, se no altrimenti si prendono delle batoste eccezionali. Io le ho prese a mie spese. Quindi i ragazzi sanno che devono giocare anche in maniera molto intensa per portare a casa due punti. Quindi l'obiettivo è concentrato soltanto su questo. Il Lecce è anche una bella squadra, c'ha bei giovani che giocano ed è un ottimo anno secondo me anche per loro, perché conosco l'allenatrice Roberta Scialpi e so che anche lei fa un buon lavoro col settore giovanile, quindi cioè, non dobbiamo prendere sotto gamba nulla, se no altrimenti saranno dolori. Allora ringraziamo il coach Danny dal Paladante, è tutto. Bentrovati amici di Assist Sportivo qui al Paladante in compagnia del coach Ciociola al termine appunto di questa partita contro il Barletta. Due squadre che cercavano entrambi il riscatto, il Manfredonia cercava il riscatto per la scorsa sconfitta contro l'Udas. Il riscatto l'avete trovato? Com'è stata questa vittoria? Beh, per noi è stata era una vittoria fondamentale, perché perdere oggi voleva dire praticamente mettere una pietra sulla possibilità di migliorare la nostra classifica playoff. Dovevamo riscattare l'opaca partita di Cerignola, abbiamo fatto secondo me difensivamente una grossa partita dopo un primo quarto in cui abbiamo regalato, se non sbaglio, una ventina di punti all'avversario. In attacco siamo stati quasi sempre regolari, soprattutto abbiamo avuto un po' di problemini a cavallo del terzo e quarto periodo, poi abbiamo trovato le contromisure alla difesa mista del Barletta e grazie alle triple anche di Rodriguez abbiamo chiuso la partita. Volevamo ribaltare il meno 22 dall'andata, non ci siamo riusciti, pazienza, continuiamo a lavorare adesso per queste ultime gare. Ecco appunto, il Vise e Rodriguez hanno messo duramente alla prova la difesa avversaria. Un commento sulle prestazioni di entrambi i giocatori, hanno avuto un impatto decisivo sulla partita? Sì, entrambi sono partiti sottotono. Walter è uscito al Visi, è uscito alla distanza, è riuscito a mettere canestri importanti. Rodriguez ci ha tenuti sempre in una doppia cifra di vantaggio grazie alle tre triple consecutive che ha messo. Però c'è da dire che abbiamo giocato in una situazione veramente drammatica di falli. Gli ultimi 5 minuti ho giocato con il quintetto con 4 falli, avevo rotazioni minime perché anche chi stava dalla panchina era carico di falli. Abbiamo regalato perché la nostra bocca purtroppo ogni tanto non sta chiusa quando deve essere chiusa. Abbiamo regalato un antisportivo e un tecnico. Barletta lì ha fatto 6 punti e è arrivata a meno 10. Peccato, perché se eravamo regolari e mentalmente pronti riuscivamo comunque almeno a testarci intorno ai 20 punti. Poi alla fine potevamo giocarci l'ultimo tiro, pazienza, è andata così, l'importante era comunque non staccarci dal gruppone. Come può giustificare i falli fischiati contro alcuni giocatori appunto del Manfredonia? I falli ci sono da entrambe le parti, è normale che in queste partite, queste sono già partite playoff per me, in difesa si lavora duro, si cerca di togliere l'attimo guadagnato dall'avversario e quindi è normale che quando ci sono questi impatti gli arbitri fischiano quelli che possono vedere. Secondo me alla fine è un turno all'otto, soprattutto a rimbalzo. Abbiamo preso il quarto fallo di Monier e il quinto di Gramazio a rimbalzo. L'arbitro vede fallo, vede una spinta, che ci sta, cioè non vado a andare contro gli arbitri per questa situazione. Loro vedono il fallo, il nostro giocatore ha spinto a rimbalzo, pazienza, continuiamo a giocare, andiamo avanti. Quanto conta, coach, saper soffrire prima di arrivare ad una vittoria come quella di oggi? Beh, la nostra pallacanestro è questa. Noi non abbiamo grossi attaccanti, noi dobbiamo in attacco giocare di squadra per trovare 85 punti come oggi. Noi cerchiamo di lavorare mettendo a dura prova l'attacco avversario, il nostro punto di forza è la difesa. Oggi Barletta ha fatto 69 punti, se non sbaglio,
è una squadra che ha un netto che se non è il secondo è il terzo realizzatore del torneo, oggi avrà fatto 30 punti minimo. In settimana lavoriamo per migliorare la nostra difesa, ci adeguiamo in base alla partita, poi soffrire, se non si soffre, se non si fanno sacrifici in questo sport, come negli sport, è difficile emergere, quindi uno più soffre, più lavora, più è attento e metodico nella costruzione di un sistema e più ha risultati. Ecco, dopo questa vittoria sicuramente affronterete con un grado di positività maggiore la partita successiva, che sarà contro il Fasano, la quarta in classifica. Come pensa che affronterà la squadra questa partita? E noi purtroppo siamo molto strani, noi adesso siamo in grado di sederci sugli allori e andare a Fasano e regalare la partita alla squadra ospitante. Fasano oggi so che ha perso a Foggia oggi pomeriggio, quindi sicuramente giocherà col coltello tra i denti perché vuole tenere tra la terza e la quarta posizione. E noi dobbiamo fare la nostra pallacanestro, dobbiamo andare mentalmente pronti, non dobbiamo calare l'intensità, devo avere soprattutto risposte dalla panchina come ho avuto oggi con Vuovolo, con Vaira. Purtroppo non ho in rotazione gli altri under che per problemi personali non si stanno allenando in settimana. Dobbiamo soprattutto con chi si allena costruire la partita, la vittoria già dal martedì. Poi Fasano è un'ottima squadra, 10 vittorie consecutive, ha vinto a mani basse a Ostuni, non la scopriamo oggi, ha grossi giocatori, ha un pubblico molto caldo. Io spero solo che sia una bella partita come ne stiamo vivendo in queste gare di campionato che andiamo a vedere. Veramente il livello della Serie C è molto alto, poi il più bravo per me vince sempre. Ah, ringraziamo il coach Ciociola. Dal Paladante è tutto, 85-69 il risultato tra Manfredonia e Barletto.